l'avening funziona molto meglio se fatta a livello mentale, almeno per me. Quindi facciamo l'esperimento tutti insieme. Vi guiderò attraverso la procedura. Prima di tutto devi avere le tre memorie positive, una piacevole, molto piacevole, una ancora più piacevole. Può essere qualcosa di trascendente, un momento che sei stato in connessione con la natura, e infine una super, la vostra, un'esperienza piacevole. Possono essere anche piccole memorie, non è necessario funzionare lo stesso. Ecco, adesso la parte più importante, costruiamo la sensazione. Quindi chiudi gli occhi e immagina che una doccia di carezze scenda dalla cima della tua testa fino alla punta dei piedi, su tutto il corpo, quindi fronte e retro insieme. E non ti dimenticare l'interno del corpo, quindi farla scendere un'altra volta, come una doccia di carezze proprio, che lava anche dentro. Dovrebbe essere molto più piacevole di una carezza fisica. Prova a farti una carezza sul viso che scende, quella che io chiamo cascata. E adesso immagina che quella sensazione vada dentro e fuori tutto il tuo corpo, ogni parte. Capite perché è più potente la tecnica? Ok, poi esercitatevi nel costruire questa sensazione. A questo punto pensa alla cosa su cui puoi lavorare. Pensa all'evento, alla situazione, dove eri, con chi eri. Pensa a come ti fa sentire e valuta soggettivamente quanto è intensa. E poi partiamo con la tecnica, quindi fai partire la cascata con la velocità che vuoi, quando arrivi in fondo farla ripartire dalla cima della testa, volutamente rievochiamo la sensazione delle carezze multiple su tutto il corpo, dentro vi ricordo e fuori. Anche nel vostro intestino, nel pavimento pelvico, non vi dimenticate di niente. I vostri organi interni, una cascata di carezze. A questo punto rievocate la prima sensazione, la prima memoria, scusate, la memoria positiva, ovviamente con le sue sensazioni piacevoli, e continuate con le cascate di carezze. Era piacevole, godetevelo per un po', passate alla seconda memoria, continuate con le cascate di carezze. Cercate di accarezzare il vostro cervello, l'interno del vostro cranio, la gola, i polmoni, l'intestino, e infine la terza memoria, continuate con la cascata di carezze. Molto bene, adesso nota cosa è cambiato, nota se puoi adesso, in questo momento, farla tornare come era all'inizio. Potrebbe tornarci un giorno? Sì, cosa farai? Ripeterai questa semplice tecnica, dura poco. Ecco, adesso al posto di questa situazione, che lezione positiva, che apprendimento, cosa ci vuoi mettere? Pensa a quello che vuoi mettere, quando ce l'hai fai partire la cascata. Facciamo anche un'installazione positiva. E infine perdono. Perdono è la gentilezza verso gli altri, perdona le persone coinvolte, perché non è il problema, non sono mai le persone coinvolte, è sempre la tua reazione verso queste persone. E quindi perdona te stesso, sii gentile con te stesso, e se per te c'è l'universo, quello che ha fatto accadere questo avvenimento, perdonalo. E infine, per concludere il protocollo OPA, pensa a un'azione positiva che farai riguardo a questa situazione subito, e un'azione successiva, e poi fai la tua meditazione come faccio io di solito e poi le faccio, oppure semplicemente vai a farle. E questo è l'esercizio delle cascate di carezze.
Grazie per aver praticato con me. Se ti è piaciuto, ripetilo ogni giorno. Metti il pollice in su e commenta. Iscriviti al canale per non perderti nulla e prova anche le altre pratiche. E se vuoi la versione completa, iscriviti alla mia community privata HNA. Trovi tutti i link in descrizione. Seguimi su tutti i social. Un abbraccio non di effimera luce, ma di carnale affetto e alla prossima.